Over Air X1 Pro Max. Che sia il futuro questo? Salve a tutti e benvenuti nel canale, io sono Davide. Finalmente ho qui tra le mie mani Over Air X1 Pro Max di 00 Robotics. Prima, come al solito, vi chiedo un supporto al canale. Se ancora non siete iscritti, beh, sarebbe fantastico un'iscrizione al canale e un like. In questo modo mi supportate. Come promesso, avevo anticipato che lo avrei portato nel canale. Una premessa importante: il drone non è di mia proprietà, non mi è stato neanche mandato dall'azienda, ma ho avuto la possibilità di testarlo e vi racconto in questo video alcune caratteristiche di questo drone, ma soprattutto vi racconto anche le impressioni che ho avuto provandolo e utilizzandolo nelle varie modalità, perché ha un sacco di modalità. Over Air X1 Pro Max è dotato di una fotocamera 8K a 30 fotogrammi per secondo con un sensore CMOS da 1:1.3 pollici, quindi leggermente inferiore a un pollice. Ha una lente grandangolare a 7 strati e un sistema particolarmente diciamo qualitativo da un punto di vista proprio delle riprese, che ci consente di fare comunque un 4K a 60 fps. Ha una fotocamera anteriore stabilizzata su due assi, quindi rappresenta un upgrade rispetto alla versione precedente che ho attualmente dell'X1, che è stabilizzata soltanto su un asse, e supporta varie modalità autonome, tra cui il Follow Me, lo Zoom Out, l'Orbit, il Bird Air e anche altre modalità, anche la modalità che ti segue davanti, mantenendoti diciamo sempre in primo piano. La versione Pro Max, che ho qui tra le mani, include un sistema avanzato di rilevamento ostacoli. Vi faccio vedere come funziona. Viene commercializzato quindi in due versioni, la Pro Max e la Pro. Beh, ci sono alcune differenze tra queste due versioni, ma la vera e sostanziale innovazione, oltre a questo drone che da un punto di vista qualitativo rappresenta veramente un passo avanti rispetto alla versione precedente, è rappresentato da questo dispositivo qua, il beacon e questi altri accessori che ci consentono di utilizzare il drone in un modo totalmente nuovo rispetto ai droni a cui siamo abituati fino ad oggi. Ho provato il beacon con il drone nella modalità seguimi, ho provato il beacon con i due joystick che abbinandoli a lui lo fanno diventare un radiocomando a tutti gli effetti. Il sistema di controllo è molto particolare. Se utilizziamo il beacon abbinandolo a un solo joystick, lo possiamo utilizzare come un motion control. Se invece vogliamo utilizzarli entrambi, spingendo le alette dalle parti abbiamo il supporto per la mano e diventa un comune radiocomando a tutti gli effetti. Con un display, seppur piccolo, molto luminoso, però adesso veniamo alle mie considerazioni riguardanti proprio l'esperienza di uso di questo drone. Parliamo di trasmissione video. Lui è dotato di un sistema di controllo che ha un buon feedback innanzitutto, e lo streaming non è affatto male. Lo abbiamo mandato a circa 300 metri di distanza da quella parte e abbiamo realizzato una ripresa che state vedendo in questo momento, e lo streaming non era affatto male, nessun tipo di lag, nessun problema, e riuscivo a vederlo chiaramente qua sul display, che seppur piccolo però è molto molto luminoso. Il sistema di controllo
con il Beacon abbinato soltanto a uno di questi due accessori ci consente di pilotarlo con una mano, come se fosse il motion control DJI, e questo mi ha un po' stupito sinceramente, perché è diverso rispetto a quello DJI. Abbina un sistema di giroscopio al joystick anteriore e con questo riusciamo a pilotarlo facilmente in 2 secondi. Io non ho fatto pratica, ma sono stato subito capace di fare una ripresa come volevo io. Un'altra cosa che mi ha sbalordito senza dubbio è la praticità di uso di lui. Innanzitutto perché si ripiega e occupa veramente pochissimo spazio. Hanno migliorato il sistema di aggancio, adesso è calamitato, quindi sta chiuso in maniera ben solida, e anche la percezione della costruzione dei materiali è molto buona. La finitura è veramente piacevole al tatto. La differenza del DJI Neo, guardate la differenza, questo è il DJI Neo e questo è Over Air X1 Pro Max. È più grande il Neo rispetto a lui, e ripiegandosi si inserisce più comodamente all'interno di un astuccio, di una borsa. Inoltre questo sistema di controllo è fantastico perché occupa pochissimo spazio, è modulare, quindi è scomponibile, cioè lo posso, sinceramente mi ha veramente sbalordito, perché io se voglio fare un seguimi avanzato mi posso portare dietro soltanto questo componente qua, il Beacon, e in questo modo lui mi segue anche fino a 60 km/h. Se lo voglio utilizzare come motion posso attaccarlo a questo dispositivo qua, e tramite questo tasto, tramite il joystick, tramite i giroscopi riusciamo tranquillamente a fare le riprese che vogliamo. Come ho detto, è molto molto facile da utilizzare. Se utilizziamo anche l'altro, diventa un joystick a tutti gli effetti, perché guardate, ruoto queste due parti qua e guardate, ho il supporto per il telefono e questo è il mio radiocomando, che posso usare anche senza telefono perché ho qua il ritorno video sul display. Vediamoci una ripresa realizzata con lui, con il radiocomando. Vediamo un po' cosa abbiamo fatto. Beh, in buona sostanza un drone che mi ha stupito, perché veramente è qualcosa di innovativo rispetto ai droni a cui siamo abituati, e inoltre si vede che c'è del potenziale. L'applicazione ancora non è perfetta, qualche piccolo inceppamento sull'abbinamento del drone al Beacon c'è stato, però sono sicuro che risolveranno la situazione con i prossimi aggiornamenti firmware. Sicuramente tanti obietteranno che questo è un drone caro, però a mio avviso il prezzo è commisurato alla qualità che acquistiamo con questo drone. Beh, io vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto, alla prossima, fatemi sapere cosa ne pensate, ciao!